io sono un cineasta italiano e quindi sento la responsabilità di un cinema, quello italiano, che è stato molto maschile, molto poco inclusivo, dove l'unica sceneggiatrice di un genere, cioè dove c'era una sola sceneggiatrice, Suso Cecchina Pico, non c'erano altre, dove le uniche due registe donne nella storia del cinema italiano, diciamo di qualche anno fa, erano Liliana Cavani e Lina Wertmüller, che andavano sul set con i pantaloni proprio per essere rispettate. Le cose per fortuna stanno un po' cambiando, diciamo da Francesca Arcibusi poi le ragazze, ci sono registe che vanno sul set in donna, e non può sembrare un dato frivolo, ma non è poco, cioè non devono mascherarsi da maschi. E quindi è un tema che sento, e per fortuna stanno moltiplicandosi esempi in Italia di cineaste donne di grande valore, di grande qualità. Aggiungerei tanti direttori della fotografia. Direttore della fotografia donne, l'ultimo film di Paolo Sorrentino ha una cinematografa donna, ci sono nuove autrici, e quindi una cosa che mi fa pensare, che è un movimento che si è messo in marcia, che anche noi italiani, che siamo stati un po' in ritardo su tanti temi, possiamo guardare avanti, diventare più inclusivi, guardare agli esempi che vengono dal mondo. Però quello che sta succedendo in America su questo tema mi colpisce, perché mi sembra che attraversi a volte la linea, diciamo, della ragionevolezza, in particolare sui temi che riguardano la morale e la sessualità. Ora, io non voglio metterti in una posizione scomoda, tu sei una figura influente del cinema mondiale, però qual è il tuo parere su quello che sta succedendo negli Stati Uniti su questo tema, che mi sembra per certi versi anche, vabbè, non voglio dare giudizi, non voglio anticipare giudizi, aspetto di ascoltare il tuo. It's extraordinary because I have witnessed this revolution, certainly when I started, and for most of my career, when I walked on a set, it was 99% male. And the interesting thing was that the men didn't seem to realize it. It was so normal in the male world that they didn't kind of grasp it. And I would often say to men, every day of my life, I walk into a work environment. It is maybe out of 150 people, there are three women, or one woman, two women. The script girl was normally a woman, and my costume person would be a woman. Otherwise, everyone else was male. Which, you know, you were used to and you dealt with, but it was, you know, it was not easy. And I would say to men, imagine that every day of your life you walk into work and it is 99% female and you are the only man. And this happens every day of your working life, of your professional life. Sì, è straordinario perché io poi ho avuto la fortuna di assistere, di essere testimone di questa rivoluzione. E per la gran parte della mia carriera io mettevo piede su un set e il 99% delle persone che vedevo attorno a me erano uomini. E la cosa interessante è che gli uomini sembravano non rendersene conto. Per loro faceva assolutamente parte della normalità. Quindi ogni giorno, per tanto tempo, io andavo al lavoro e certo forse, cioè, ci sono fatta forse per due persone, su 150 persone, appunto, 2-3 erano donne, tutto il resto uomini. E io lo dicevo, facevo presente questa cosa agli uomini che erano lì, però sembravano appunto non capirlo. Che cosa accade? Che ti ci abitui un po', cominci a gestirla questa cosa, ma sicuramente non è stato facile né piacevole. E mi ricordo che io dicevo a qualcuno di questi uomini: immagina se ogni giorno della tua vita lavorativa,
fino a conclusione tu arrivassi sul tuo luogo di lavoro e fossi praticamente l'unico o uno dei pochissimi uomini, tutti gli altri intorno a te fossero donne. Come ti sentiresti?